Amici del Piccole Magazine, siamo a Perugia e continuiamo a conoscere tutte le protagoniste di questa fantastica serata. Melodia, cominciamo subito da te. Com'è andata questa serata? Ti aspettavi i risultati del pubblico, le preferenze del pubblico, e cosa pensi, diciamo, che ti abbia premiato, che ti abbia al contrario svantaggiato in questa serata? Allora, innanzitutto penso che la serata sia andata nel complesso molto bene, mi sono molto divertito, mi sono divertito soprattutto per il clima che si è creato tra noi in gara, tra noi drag in gara. Siamo state veramente molto coese e sempre con gioia abbiamo affrontato discorsi, problematiche. Per quanto riguarda il verdetto, un po' me lo aspettavo, sì, in realtà, sì, perché conosco entrambe appunto le drag che hanno vinto la puntata odierna. Ed è anche giusto. Mi hanno penalizzato? Non penso. Io credo che sia stato proprio un giudizio di merito. Credo che sia stato portato avanti proprio il merito oggi. Non ho visto nessuna cosa strana, insomma. Quindi bene così. Puoi spendere due parole sulla preparazione che ti ha accompagnato fino alla serata di oggi? Sì, allora la preparazione è stata abbastanza lunga e anche abbastanza complessa. Alleggerita sicuramente dal lavoro che ho fatto con la mia tutor Caroline Della Marc, che mi ha dato veramente degli ottimi consigli, sia dal punto di vista proprio della struttura dell'abito, piuttosto che anche come comportarmi a livello di lip sync. E per quanto riguarda gli outfit, invece è stata una bella impresa portare questo outfit di carta, una bella impresa realizzarlo, però sono molto soddisfatta di quello che è uscito fuori oggi. Grazie mille, voglio passare la parola a Lady Montana. Ti sei distinta questa sera per la sua simpatia, per la tua originalità, vuoi spendere due parole? Innanzitutto io mi sono divertita tantissimo, veramente sono contenta se, insomma, sono riuscita a far capire anche il mio lato più comico, che delle volte è più complicato mostrare, no? Io comunque sono molto orgogliosa di come sia andata la serata e sono felice e quindi sono veramente molto contenta. Su che cosa punterai per la prossima puntata? Beh, allora, io avrò il tema gothic, quindi tutto ciò che è dark, e sono molto curiosa e voglio essere un pochino più sexy. Vorrei, adesso vediamo, quindi essere sexy e anche simpatica. È un tema che si potrebbe avvicinare alla persona che sei o pensi che farai un pochino fatica ad abbracciarlo? No, sono abbastanza convinto che riuscirò. Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e noi saremo in diretta anche per la prossima puntata di Ciao Drag Queen. Miss Nerva, una reginetta, cosa pensi della serata e delle ragazze che questa sera si sono sfidate? Allora, sono molto contento per tutte, sono felice che siano riusciti a portare tutto quello che avevano progettato, magari qualcuna con qualche piccolo problemino, però appunto le dimensioni erano veramente troppo importanti, però sono contento che tutte abbiano fatto quello che dovevano e soprattutto una cosa che, essendo la vincitrice dell'anno scorso, è un concorso che ti porta veramente tanto a superare delle difficoltà che magari ti autoimponi, quindi magari se una cosa non l'hai mai fatta sei obbligato a farla, magari con qualcuno che ti aiuta, appunto come le tutor, però questo è il bello del concorso, secondo me. Alla luce di questa serata, se dovessi dire un punto su cui le ragazze in generale potrebbero migliorarsi e un punto invece forte che questa sera è risaltato in loro? Allora, secondo me, rispetto magari anche proprio a quando ho fatto il concorso io, secondo me hanno un po' più di personalità, sono più ubriose. Noi eravamo un pochino più timide, la nostra è stata comunque la prima edizione, è stata un po' di rodaggio, sicuramente da rivedere un pochino i lip sync, però credo che sia comunque una cosa normale perché molte hanno praticamente iniziato ora, quindi è una cosa sulla quale ci si deve lavorare. E un consiglio su qualcosa su cui potrebbero migliorarsi? Allora, io con loro ho fatto l'experience di make-up e sicuramente ho visto molte che sono migliorate, qualcuna da fare qualche lavorettino in più, però comunque ho già detto che sono ben disposta a rivederci per fare altre cose insieme e sono sicuro che miglioreranno tutte. Grazie mille per essere stata con noi, grazie ragazze, in bocca al lupo per la prossima puntata. Ciao amici del Piccole Magazine, ci vediamo con tante tante altre concorrenti e tante novità.